Marco. Cosa dobbiamo prendere? Ah, le porte del freddo, e un barattolo di malto qua? Un barattolo d'acqua. Abbiamo tre biciclette a testa, una da corsa e una di scorta per tutti, più qualche d'uno, quelli che fanno classifica hanno anche quattro biciclette. Tre panini, una o due barrette o tre secondo le distanze che sono lì, e questi due panini. Questo c'è anche il nome di Viviani. Il mio ruolo in questa squadra è quello di anticipare il gruppo negli hotel, la logistica delle camere, i menu, controllare un po' le cucine che siano tutte a posto, praticamente tutta la logistica che è di una squadra. Bicicletta bella, pulita, tutta un'altra cosa. Usiamo per l'80% delle corse profilo da 55, abbastanza rigida e leggera. Per la salita invece abbiamo questo profilo da 24, molto più leggera, tappe prevalentemente di pianura. Questo qui che è un profilo da 81, la ruota è molto rigida e i velocisti la preferiscono. Strano perché un sacco di trasferimenti, tappe lunghette, sono strano. Calcola che sono le 8 e ne avremo ancora per un'oretta, ma si finisce presto, oggi è presto, ieri erano le 10. Il momento del massaggio è un momento in cui cioè ascoltare il proprio corpo, dire quali sono i problemi al massaggiatore, poi tocca a lui fare il 100% per sistemarti. Poi non è solo colui che massaggia, tante volte il massaggiatore serve anche a sfogare, a sfogarsi e a, dal nervoso accumulato durante la tappa. Questo fa male.